musica dal vivo è come il sale della terra, è il momento di verità, il momento di condivisione. Per uno che fa musica, ma anche per uno che ama la musica, penso che sia irrinunciabile, non c'è un altro posto. Ma io ho suonato a ribalta sia con la band sia da solo e devo dire che sono entrambi ricordi bellissimi. Nella mia serata a solo, che era chiamata liberamente, sicuramente c'era molta emozione per me. Ho vissuto qualcosa di unico e quella serata a ribalta me la ricordo perfettamente, come una piccola rivelazione. Il ribalta mi è sempre sembrato una sorta di avamposto, o se vogliamo di trincea culturale. Mi piace questo spirito che si sente su un senso vero di resistenza. Oggi va molto di moda la parola resilienza, ma qui secondo me è di più, c'è qualcosa di molto più proattivo. Naturalmente sarebbe un grande dolore se anche a ribalta, come già purtroppo molti altri circoli, dovesse chiudere. Per me sarebbe un dolore vero, fisico. Beh, ci ho tenuto molto a dare la febbre tra i miei titoli, tra le mie canzoni, perché quella è una canzone che mi dà a me stesso il senso proattivo di continuare non solo ad avere fiducia, ma continuare veramente una ricerca ostinatamente, anche senza ritorni immediati, anche senza riscontri immediati evidenti. Questo fatto di dire abbiamo tempo a costo di sembrare un folle o a costo di sembrare un esaltato. Mi interessa molto e mi interessava molto che potesse averlo anche a ribalta. Butterò tutti i books, dormirò i loro films, riderò, sgriderò, smetterò, strapperò le catene. Fuori libero, unico, Dioniso, sarò padrone. Ogni giorno è di me.